Ciao a tutti ragazzi, io sono Mattia e vi do il benvenuto o il bentornato sul canale dei Pokemellari. Oggi vi voglio portare un team un po' particolare. E questo è il team che ci andremo a giocare oggi, un paio di partite. Così vedete anche un po' come vi sembra. Se volete provarlo, trovate il rental, codice del rental qui sopra. Detto questo, partiamo con la spiegazione del team. Vi ricordo che se questi video vi piacciono in termini di competitivo, potete lasciare un bel mi piace ai video, condividere, iscrivervi al canale, eccetera eccetera, perché comunque continueremo a portarli. Detto questo, allora partiamo. Goldengo super classico a livello di mosse, protezione congiura, palla ombra, corsa all'oro, ma con la vulnero polizza, la weakness policy. Se colpito da una mossa super efficace, il suo attacco e attacco speciale, che è quello che ci interessa, va a più 2. Quindi senza stare lì a fare congiura, possiamo tranquillamente subire una mossa super efficace e poi boostarci l'attacco. Grimmsnarl, non lo vedevo così da un botto di tempo. Indagine, quindi non con, con burla. Indagine, Assault Vest per reggere Goldengo. Spirit Break, Fake Out, Low Kick, Sucker Punch. 4 mosse di attacco. Quaquaval, Life Orb, abilità Moxie, che quando il Pokémon killa un altro Pokémon, quindi fa una kill, aumenta il suo attacco di 1. Quindi questo, unito alla Life Orb, unito alla mossa peculiare di Quaquaval, ovvero Idroballetto, mossa acqua fisica che va a boostare la velocità dell'utilizzatore, potremmo snowballare molto molto bene. Cross Combat, War Dance, Protect e via. Totskrull, Mico Forza, abilità che gli permette di poter usare mosse di stato tipo Spora, che abbiamo nel nostro set, su Pokémon la cui abilità non lo permetterebbe. Quindi Goldengo, che ha corpo aureo, che non può essere sporato, per dire, con Spora, con l'abilità Mico Forza di Toskrull possiamo sporarlo, ma avranno priorità negativa e noi siamo contenti uguale. Mental Herb per evitare Taunt e robe varie, poi Geoforza, Trick Room e Rage Powder. Volcarona, Focus Sash era tipo erba, con Eledanza, più 2 di attacco speciale, più 2 di difesa speciale, più 2 di velocità. Giga Assorbimento, Heat Wave, Protect, e va bene così. Excalibur era tipo elettro, termoscambio e non può essere burnato dagli avversari. Se colpito da una mossa di tipo fuoco, va ad aumentare il suo attacco di 1. Dado truccato, che va ad aumentare la probabilità di multi-hit delle mosse multi-hit. Infatti abbiamo Gelolancia insieme a Protezione, Dragodanza e Terra Blast di tipologia ovviamente elettro. Detto questo, noi andiamo in Battle Spot. Primo match di oggi, ne faremo 2-3 a seconda della lunghezza, e ci vediamo al primo avversario. Allora, Grimmsnarl, Quaquaval, Volcarona, Braxcalibur. Potrebbe essere interessante come cosa. Come... Allora, Farigira fa Mental Herb e quell'altro è Life Orb. Non possiamo fare Sucker Punch né Bruciapelo per colpa del cavolo di Farigiraf. Quindi lui si fa Protect. non ha capito come... Ok. Allora, il nostro amico non ha capito come funziona Goldengo. Allora, corpo aureo, questo ci viene anche in aiuto a noi, è un ottimo assist. Corpo aureo di Goldengo funziona, ma io droppo tutti, che cavolo me ne frega. Praticamente impedisce a Goldengo di subire mosse di stato. Una qualsiasi mossa di stato, sia dell'avversario che del compagno. Quindi in questo caso Altruismo, che è una mossa di stato, non funziona. E il nostro amico non era molto ferrato su questa cosa, evidentemente. Qua noi andiamo a idroballettare su Goldengo, che non viene giù di uno sputo di vita. Arriva il Mackey Train, qua noi si regge anche con Grimmsnarl. Ora dimmi che Grimmsnarl è più veloce
di Farigiraf, per favore. Qua Goldengo viene giù da Life Orb. Ok, questo è buono perché così Farigiraf lo droppiamo di attacco speciale e non ci killa. Perfetto, ottimo. I topini. Ah, io di Farigiraf posso sbattermene. Volendo sì. Madonna. Falli fuori. Ale. Addio topini. Oh. Cross combat e via. Qua Moxie si attiva, quindi noi andiamo a più uno di attacco, attacco. Guarda, se riuscissimo a reggere con questo meno 2 di attacco speciale su Farigiraf. No, Trick Room. Ok. Who's that? Allora. Tanto lui farà eruption, robe strane, eccetera, eccetera, eccetera. E qua si protegge. Grimmsnarl ovviamente viene giù, eh. Hyper Voice che non va. Allora. Andiamo con Volcarona. Volcarona, quanto c'hai tu, cocco mio, di difesa speciale? Una merda. Benissimo. Allora, troppi turni. Allora, si fa Protect e si prova la doppia. Tanto comunque il Quaquaval crepa male da Eruption. Quindi va bene così. Protect ovviamente fallisce. Si può fare, eh? Si può fare. Allora, Baxcalibur. Heat Wave e Protect. Ok, quindi Volcarona regge, sicuro 100%. Dobbiamo killare Farigiraf. Volcarona, ti prego, è tutto nelle tue ali, oltre a far danno a Torkoal ovviamente, ma
Devi killare Farigiraf, per favore. Ok. 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 In questo modo qua, tanto Torkoal gli abbiamo diminuito la potenza di Eruption. E qua me la proteggo. E si va a fare gelo lancia su Torkoal. È vero, non è molto efficace, ma qualora lui ci colpisca con una mossa di tipo fuoco, noi dovremmo reggere, perché il tipo drago resiste a fuoco. Ci boostiamo l'attacco grazie a termoscambio, facciamo danno, 3 hit, 4 hit, 5 hit, ottimo. Grazie al dado truccato finisce anche la Trick Room e noi abbiamo Hit Wave più gelo lancia e si vince. Perfetto. Come ribaltare un matchup. Signori, il team è figo. Il team è figo. Purtroppo non abbiamo provato né Goldengo né Toadskrull, ma perché diciamo che obiettivamente i matchup non ce lo permettevano. Quaquaval, io direi che ci può stare. Sì, è un po' fragilino, ma poi quando inizia a fare la prima kill, +1/+1, insomma, è tosta, è tosta. Grimmsnarl così, sorpresa carina, forse in Best of One può funzionare, forse in Best of Three un po' meno, però è da provare, da vedere. Se volete provarlo, il codice è sempre là sopra. Io ragazzi vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e come sempre grazie, grazie di tutto, iscrizione, likeino, bacioni, alla prossima, ciao ragazzi, ciao ciao.